e signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Mini World. Prima che incominci il video, come sempre, vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare la serie, iscrivervi al canale e lasciarmi un commentino scrivendomi che cosa ne pensate. Oh, signori, come state? Bentornati in questo nuovo episodio di Mini World. Innanzitutto voglio dirvi una cosa, vi ho visto molto avari di mi piace, signori, quindi lasciate subito un bel mi piace e arriviamo a 150 mi piace per questo episodio di Mini World e per averne degli altri, ma sono sicuro che arriveremo subito a 150 mi piace. Detto questo, signori, nello scorso episodio abbiamo fatto il portale Tori. Portale Tori abbiamo fatto con il buon Maruko, ma non possiamo andare avanti con la costruzione perché il buon Maru, vi ricordo che il link lo troverete qui giù in descrizione, mi ha dato un obiettivo da raggiungere, ovvero farmare tanta lana, e quindi è quello che andremo a fare oggi, una bella farmina semiautomatica di lana. In realtà sarà semplicemente una farm con delle pecore, però la voglio abbellire per renderla il più carino possibile. Tra l'altro guardate lì il nostro mercante che sta sempre in mezzo dappertutto, è pieno di mercanti ormai questo mondo, sono solo mercanti, non c'è più niente. Inoltre, premendo L, se non erro, qui dovrei aver fatto un nuovo achievement. Ecco qua, 57. Oh, ma grazie, un livello. E vi dico già, signori, che andremo avanti anche con questi obiettivi, non vi preoccupate. Tempo un altro paio di puntatine così, giusto per arricchire un attimo la zona, e poi inizieremo a fare le cose carine. Dunque, allora, una pecorella ce l'abbiamo già qui, quindi tanto di guadagnato. Andiamo a craftare tutto ciò che ci serve per questa farm di lana. In teoria potremmo fare una farmina automatica dove andiamo poi ad uccidere, però non so se quando uccidiamo abbiamo la lana. Invece tenerla in vita significa avere lana praticamente sempre, che è la cosa molto più importante. Allora, ci serviranno 11 hopper, e per fare 11 hopper io dovrei avere già qualcosina. Ecco qua, ne posso fare 3. Abbiamo bisogno del filo, del lingotto d'oro e del lingotto di ferro. Andremo anche di nuovo in caverna perché abbiamo finito praticamente tutti i materiali, quindi perfetto, ma veramente perfetto. Dobbiamo farci anche un po' di leve, ok, e anche due casse. Allora, visto che posso farmi le casse, faccio prima le casse e poi mi faccio un altro po' di leve. Ecco qua, forse non ho la pietra, perfetto, la vado a prendere. Ok, ok, bello avere le crafting table praticamente dappertutto. Ah, mi sento parecchio meglio. 10 leve, ok, ci dovrebbero bastare. Possiamo fare 5 di questi perché poi ci finisce l'oro. Ok, ok, quindi vado teoricamente qua, mi prendo altri 10 pezzi. Eh sì, signori, dobbiamo andare in caverna. Pochissimi materiali, che schifo. 4, 5, quanti hopper abbiamo? 12, ok, ci servirà questa e in teoria ci serviranno molto probabilmente anche queste. Il setup è molto semplice, adesso mi libero un attimino l'inventario perché c'ho le schifezze nell'inventario. A me avere le schifezze nell'inventario in realtà non è che mi faccia impazzire, no? Ah sì, giusto, mi stavo scordando di prendere ovviamente le uova, dove sono le uova? Eccole qua. Speriamo siano bianche, queste sono uova della pecora. Estrae un archivio per usarlo, le ho avute tramite le uova, quelle, il sacco fortunato, eccola. Queste cose sono molto utili comunque per darci la possibilità appunto di avere delle cose che normalmente non avremo. Spero di trovare anche l'uova del panda, altrimenti dovrò andarmelo a prendere di mano. Allora, direi di loro devono stare a questa altezza, quindi qua sotto ci saranno gli hopper, quindi qua ci sarà la nostra prima cassa. E a questo punto io direi di togliere tutto, facciamo semplicemente un 3x3, anche perché in futuro poi faremo una farm di tutti i colori delle lane, ma adesso mi serve solo quella bianca per la costruzione. Non posso dirvi che costruzione è. Venga, venga, lo sa che... No, no, non così però. Sa già che è per lei, e quindi è già venuta. Aspetta, di qua, facciamo di qua. Yeah, ok. Poi facciamo così e poi colleghiamo tutto a quello praticamente, quindi facciamo così. La faremo semplicemente così, solo che a questo punto qua io vado a bloccare la possibilità di saltare. Perfetto, adesso come funzionerà? In realtà però devo capire una cosa. Voglio ok, ecco, vedi, perché loro hanno bisogno di questo. Questa è bella tosta sta storia, perché io potrei avere grossi problemi. Devo fare delle prove. Se io l'accesoio, ok, perdiamo un po' di tempo e cerchiamo di capire se lui
se gli ricresce la lana senza aver bisogno di mangiare l'erba, almeno su Minecraft. C'è questa meccanica e potrebbe non tornarmi utile questa cosa, perché in quel caso dovrei prendermele a mano, e io a mano non voglio prendermele, voglio che sia automatica. È una notte speciale, beh, meno male. E dunque, signori, credo di aver risolto un attimino la situazione. Praticamente ho allargato la stanza e lì ci ho messo praticamente dell'erbetta. A questo punto che cosa succederà? Quando vorrò tirarle a me, vedete, loro vengono tutte sotto. Io a questo punto prendo le forbici, le utilizzo su di loro, così, col tasto destro semplicemente, e poi le lascio andare un po' dove vogliono. Probabilmente adesso allargherò questa zona qui e questa zona qui, in modo tale da dargli un bello spazio per stare, anche perché ne voglio farmare un bel po', perché la lana ci servirà. E guardate un po', già qualcosina è arrivata. E soprattutto poi voglio farci anche una costruzione qui vicino. Non farò un timelapse perché sarà una casa esattamente come questa, quindi l'avete già vista. Però voglio vedere poi, quando saranno tante le pecore, voglio vedere quanto in realtà si potrebbe farmare. Intanto butto questa. Purtroppo c'è questa meccanica del non poter andare a prendere il blocco direttamente con la tramoggia da sotto un altro blocco. Questo mi dispiace, spero lo fixino al più presto. Però secondo me si può fare qualcosa di veramente figo. Tra l'altro il portalettore mi piace una fracca. E questo, signori, lo sto facendo proprio per la prossima costruzione. Quindi state buoni. Lo faccio per la prossima costruzione. Tra l'altro vedo, perché qualora non dovesse servire, perché il pelo gli ricresce normalmente, ecco, su questo potremmo un attimino pensarci. Quindi richiuderla tutta la stanza, e poi semplicemente attendere, farmarne tante, e poi attendere quando saranno pronte. Detto questo, signori, io vado a fare le ultime cosine e poi ci vediamo tra pochissimo, che devo farvi vedere niente poco di meno che, signori, la pergamena degli iscritti. Ve la faccio vedere a fine video. Ok, ci vediamo tra pochissimo. E dunque, signori, finalmente è terminato anche la costruzione di questa farm di lana. Guardate, c'è scritto proprio lì dietro di me, e ve la faccio vedere un attimino. Allora, questa è la costruzione, molto carina, sembra una casa. Purtroppo non ho potuto mettere una porta per il semplice fatto che sopra rimaneva un blocco che non posso chiudere, altrimenti non posso salire, purtroppo. In realtà, ora che mi ci fate pensare, potrei metterci delle scale, però tutto sommato la vedo, la trovo molto carina così, quindi la lascerò così. Per quanto riguarda la farm, fondamentalmente è questa. Mi basterà avvicinarli con un po' di grano. Al momento non si fanno avvicinare. Venite! Forza! Però viene il mercante. Eccolo qua, lo stanno picchiando. Aiutami, ti prego! Non posso fare niente, mi dispiace. E le do da mangiare. Ecco qua, come potete vedere mi è partito anche un piccone. Perfetto. E loro crescono. Ok, una volta cresciute, praticamente le possiamo andare semplicemente a sminuzzare con le forbici. Ecco qua. Poi ogni tanto scendo anch'io, perché rimangono lontane, quindi ecco qua. Però vedete che stiamo farmando un attimino un po' di lana. Inoltre vi voglio far vedere anche una cosina. Guardate, poi tra l'altro ho messo un item frame con il coso, e mi piace tantissimo. Guardate, incastrata nella montagna, che bella, sembra la casa principale, se devo essere onesto. E poi ho fatto un'altra così carina, signori, perché io devo andare necessariamente a prendere quel dinosauro. Allora cosa ho fatto? Tutte, tra l'altro, dove ti sposti c'è il rumore di animale. Da questo lato qui farmo i pollozzi. Loro teoricamente rilasciano anche le uova, e le uova io praticamente le vado a rompere qui dentro, e quando questi qua cresceranno, che diventeranno dei polli, li ucciderò direttamente senza avere nemmeno un briciolo di umanità. Ecco, tra l'altro ho perso anche il blocco. Eh no, questa non era normale. Non ho nemmeno ragno rampica. Rimarrà là, speriamo non... Eh no, cacchio, non posso. Addio, non possono rimanere lì. Devo... Ok, uso questo. No, magari uso quello di sequoia, che è un po' più caruccio. Ok, ecco qua, lo vado a richiudere. Sappiamo che qui dentro ci sono i nostri pollozzi che devono crescere. Tra l'altro ho notato che c'è una pecorella lì, e noi la andiamo a recuperare. Venga, anzi, tra l'altro sto dando anche da mangiare tantissimo ai nostri arieti,
che mi perché mi servirà veramente tanto tanto cuoio. Intanto mi avvicino lei e vi dico che mi è uscito il crafting del cristallo della vita, o meglio, quello che, eccola, il fascio di grano. Me ne servono 50 per poter fare il fascio di grano, e col fascio di grano poi andiamo a craftare il cristallo della vita. Ora, cristallo della vita che ci servirà poi in seguito, ho letto, per fare praticamente il corno, quello per l'ultimo boss. Quindi nelle prossime puntate, vabbè, abbiamo capito. Nelle prossime puntate probabilmente ci porteremo un attimino avanti anche su queste cose. Ci sono tante cose da fare, mi piacerebbe portarle tutte insieme, però sapete che purtroppo gli episodi sono quelli che sono. Ora devo fare un attimino un trickshot di quelli belli. Ecco qua, senza far scappare nessuno. Perfetto. E detto questo, signori, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia. Se il video vi è piaciuto, come sempre, vi invito a lasciare un commento, mi piace o comunque quello che volete. E noi ci vediamo in una prossima puntata di Many World. Ciao!